Amici di Rete 7, ognuno ha il suo racconto. Noi quest'oggi ne abbiamo uno molto interessante, molto bello da raccontarvi, quello di Red Canzian, quest'oggi a Torino. Ciao. Ciao a tutti. Ognuno ha il suo racconto, io ho il mio. Ognuno di noi è un'entità talmente perfetta e irripetibile che siamo come le impronte digitali. Ognuno di noi ha il suo esclusivo canto, il suo esclusivo modo di interpretare la vita. Certo che la vita è un po' più bella se riesci un po' a gestirla, un po' a guidarla, un po' a farne il regista, piuttosto che fermarti soltanto a subirla da spettatore. E io parlo degli alti e bassi della mia vita in questa canzone e poi dico: ma ognuno ha un suo esclusivo canto, ognuno ha il suo racconto e nessuna vita è uguale a un'altra. Rede Canzian, noi l'abbiamo sempre associata ai Puno, però tu adesso hai una tua identità, hai una tua storia musicale. È un codice fiscale. È un codice fiscale, ma soprattutto è una persona di famiglia. Io, credimi, ne vedo tanti di firma copia, però quest'oggi ho visto le persone proprio che ti trattano come uno di casa, di famiglia. Ma ti invitano a cena, a pranzo. Jim Morrison diceva che la vita è come uno specchio: se li sorridi, lei ti sorride indietro. E io credo che dipende molto da come ti comporti con la gente. Io con la gente ho un rapporto assolutamente rilassato, ora ancora più di una volta, perché una volta eravamo in 4-5, era difficile gestirci, ci trascinavano di qua, di là. Adesso io sono molto più sereno, tranquillo, non ho guardie del corpo, soltanto Alex che non è certo una guardia del corpo, mingherlino. Però no, a parte gli scherzi, sto bene con la gente, mi piace sentire cosa dicono di me, cosa pensano del mio disco, cosa. Per cui, nonostante il raffreddore, sono molto contento. Tu sei una persona assolutamente positiva. 3 anni fa, esattamente un giorno indietro, per quello che sono positivo, esatto, è successo qualcosa di piuttosto grave nella tua vita, però io so che tu l'hai affrontato con il sorriso e questa tua positività la trasmetti davvero alle persone che ascoltano la tua musica. Io ti ringrazio. Ieri ho festeggiato con la mia famiglia e i miei figli questo terzo anniversario della rinascita. E sì, 3 anni fa stavo morendo perché mi è scoppiata l'aorta del cuore. È una serie di coincidenze assolutamente casuali e molto fortunate. Mi hanno dato la possibilità di fare questa intervista stasera, di essere qua. Quest'anno rinascita completa, Festival di Sanremo, grande successo. Marco Masini, io ho avuto il piacere di intervistarlo, ha avuto solo parole stupende nei tuoi confronti. Marco è un fratello, infatti mi avevano proposto un sacco di nomi, ma gente anche molto molto forte, fortissimi, che però non conoscevo. E io dico: ragazzi, io, per me sul palco è una cosa intima. Devo avere qualcuno a cui voglio bene, qualcuno che mi conosce, qualcuno che sa come sono fatto. E allora Marco era perfetto, perché prima di diventare vegano io e Marco eravamo anche compagni di pesca. Un giorno mi è anche caduto nel fiume, l'ho anche tirato su, per cui... Marco? Sì, sì. Ah, dai. Beh, infatti l'ha detto anche lui, gli dovevo la vita, non potevo dirgli di no a Sanremo. Noi siamo alla Mondadori, questa sera appunto per il firmacopie, ma molto presto tu sarai qua in concerto al Teatro Colosseo. Vogliamo dire la data esattamente? 12 di maggio. E sarà un concerto che non avete mai visto, nel senso che vi prenderò per mano e vi porterò in un viaggio bellissimo nella musica di tutti i tempi, attraverso le canzoni più belle del mondo, lo posso dire perché tanto non le ho scritte io. Quelle del primo tempo. Tante ne hai scritte tu. No, quelle del primo tempo no. E, a parte quelle del nuovo disco. E quindi canterò da Little Richard a Elvis Presley, ai Beatles, a Luigi Tenco, a Gino Paoli, a Bob Dylan, ai Pooh, a Battisti, Pink Floyd. Farò delle cose pazzesche. E nel secondo tempo saranno le canzoni che ho scritto io con i Pooh, qualcuna anche dei Pooh. Comunque ce ne sarà per tutti. Ho sentito che parlavi di un video che nel corso del concerto passa alle tue spalle e c'è tutta la storia nel video. Il concerto è come un grande telegiornale che viene raccontato, le cose che io racconto, che sono da vedere. Chiaramente certe canzoni non c'è da dire nulla tranne che ascoltarle, non so, emozioni vive di una striscia di video che dura e sono 20 tipi di fili d'erba che si muovono al vento leggeri e danno un'emozione che parla più di qualsiasi altra cosa, no? Quando parlo di Blowing in the Wind di Bob Dylan si vede la foto di quella bambina che scappa dal villaggio completamente nuda perché è stato incendiato con le bombe al napalm, cioè sono andato a prendere anche le cose forti del nostro passato, perché è giusto conoscerle. Chi come me
ahimè, le ha vissute, perché a un'età farà un ripasso. Per chi non le ha vissute sarà un tuffo in una storia della musica che ha cambiato il mondo, perché diciamocelo chiaramente, da metà degli anni 60 alla metà degli anni 70 è venuto tutto quello che doveva venire. Poi c'è stata una ripetizione, c'è stato un riprendere in mano le cose, ma la musica vera è stata in quel decennio lì. Solo una data a Torino? Solo una data, e voglio farla piena e voglio che ci siano tutti e vi aspetto tutti. Poi può essere che torniamo in estate magari a Venaria piuttosto che altri posti, ma non lo so ancora, non ci sono le date. Io, figurati, Torino ho tanti di quegli amici che ci vorrei suonare una volta al mese. No, ma conoscendo l'affluenza al Teatro Colosseo, noi vi consigliamo davvero di affrettarvi ad acquistare il biglietto, perché rischierete probabilmente di non trovarlo. Intanto io vi consiglio di venire, poi... grazie a Red, grazie davvero, grazie alla Mondadori che ci ha ospitato, e tanti anni, altri 44 anni di successi, grazie, come solista. Grazie a te, grazie a voi. Amici di Rete 7, Red Canzian per noi.